Ben ritrovati bambini e bambine, anche quest'anno vi intratteniamo per la notte di Halloween attraverso delle letture, letture meravigliose che potete trovare in biblioteca, dunque veniteci a trovare, ma anche letture per i più grandi, quindi dite ai vostri genitori di venire in biblioteca perché anche per loro ci sono libri dedicati ad Halloween, questa festività pagana che ormai è diventata una ricorrenza anche in Occidente. E allora che dirvi? Buon Halloween, ascoltate la lettura che abbiamo preparato per voi e veniteci a trovare in biblioteca. Buon Halloween! Pipistrelli in biblioteca di Brian Lies. È notte, notte fonda, notte scura. Di notte si svegliano i pipistrelli. Al buio non hanno paura. Al buio sanno volare, sanno giocare, si sanno divertire, ma passano le ore e un po' si stufano. La notte è lunga, il buio è sempre uguale, che noia. Dobbiamo trovare qualcosa da fare. Ma dici davvero? È rimasta una finestra aperta? Sei sicuro? Sì, l'ho proprio vista. Evviva, è la notte delle nottole, tutti i pipistrelli in biblioteca. Presto, andiamo, facciamo a gara. È il nostro posto preferito. Chi arriva prima? La notte delle nottole freme di ali. Guarda, ci siamo quasi. Si sorpassano. Ala contro ala e sfrecciano dentro come razzi. È da tanto tempo che aspettano questo momento. Ci siamo finalmente! Eccoci, siamo arrivati! I vecchi pipistrelli si ricordano, sanno dove trovare le storie più belle fra le file di scaffali, in questo mare di libri. I pipistrelli golosi studiano ricette prelibate, altri stanno appesi a parlare dei racconti che hanno letto. I piccoli devono ancora imparare che questo è il posto più bello del mondo. Chi viene per la prima volta non sa quanto c'è da leggere, quanto c'è da scoprire. Vieni qui, si può volare in libertà. Guarda, faccio le ombre cinesi. Giochiamo a nascondino al buio? No, meglio a mosca cieca con il radar. Questa scatola è fantastica, fa luce più del sole. Ti faccio il ritratto sugli aerei di carta. È molto meglio che fotocopiare libri. I libri sono dappertutto, di tutti i colori, di tutti i tipi. Cerca un pop-up, ci facciamo una casetta. La fontanella è la nostra piscina. Attento, non schizzare, la biblioteca va rispettata. Ci sono tante cose da inventare e i piccoli non vogliono appendersi a sentire, ma ascoltare una storia è il modo migliore per far fermare le ali e riposare. La lettura porta voci lontane che sembrano sempre più vere e loro stanno lì, seduti o appesi, fino a che tutti quanti, i vecchi pipistrelli e anche i piccoletti, vengono presi dal racconto, ci entrano dentro, sono loro che vivono nelle storie, le storie sono loro. I pipistrelli non si accorgono più di quello che accade intorno a loro e intanto arriva l'alba. Che cos'è quella luce? Una lampada? La luna? È il sole. La nostra notte è già finita. Dobbiamo lasciare la storia a metà. Via, fuori. Su nel cielo, via, è tardi. È tardi, via. Vogliamo via. Chissà, forse un giorno un bibliotecario aprirà di nuovo una finestra per farci il più grande regalo, per regalarci il mondo. Adesso sognano le pagine dei libri. I racconti, i personaggi, le storie più belle e ogni sera aspettano il segnale per poter ritornare. Non dirmi, sei sicuro? Sì? Evviva, è la notte delle nottole, tutti i pipistrelli in biblioteca!